Big out! Mi chiamo Aishi Ayano, conosciuta anche come Aya Lano, ma vengo chiamata così solo dalle compagne di classe che torturo perché vogliono portarmi via senpai. Voi potete chiamarmi Yandere-chan. Non ho fatto granché nella mia vita. Sono la tipica ragazzina giapponese che si atteggia e se la tira comportandosi come una yandere e dicendo di non aver mai provato alcun sentimento umano prima di conoscere lui. Taro Yamada. Avendo un nome che sembra uscito da uno shoujo anime da 4 soldi, lo chiameremo invece Bigos Senpai. Sono follemente innamorata di Bigos Senpai, ma ancora non sono riuscita a... Bigos Senpai? Oh, amore mio! Oh, amore mio, sei tu? Hai i capelli molto più corti di prima del primo episodio, Bigos Senpai! Hai i capelli più corti e più sexy! Bigos Senpai, oh mio Dio! Beh, non sarai mai figo quanto il vero Bigos Senpai! Ma quella capigliatura lì, Bigos Senpai? Che caldo, Bigos Senpai! Mi fai venire i bollori, Bigos Senpai! Come va, vicini di casa? Io sono Big House e a grande richiesta, anche se non è chiesto esplicitamente, però si è fatto capire dai like e dalle visualizzazioni del primo episodio. Ragazzi, rieccoci tornati con Yandere Simulator. Tra l'altro, voglio soddisfare alcune richieste come quella di... Sì, una richiesta c'entra proprio te, tizia dai capelli rossi, perché qualcuno mi ha chiesto di uccidere... qualcuno in presenza di questa tizia e vedere come reagisce, perché c'ha la personalità malvagia, quindi molto probabilmente reagirà in maniera molto diversa rispetto alle altre che sono delle codarde o magari hanno un atteggiamento eroico che ti disarmano e quindi è game over. Oh, posso già chiedere il favore senza dover fare il boost della reputazione. Dai, seguimi. Devo mostrarti qualcosa di interessante che forse ti piacerà, Rossa Malpelo. Dai, vieni, Rossa Malpelo, che proviamo una cosina insieme. Proviamo ad uccidere questa qua che c'ha i capelli che svolazzano così per magia e le passano attraverso. No, seriamente, non ho mai visto come si comporta la personalità cattiva quando uccidi qualcuno davanti a lei, perché gli altri mi sono capitati per caso e questa qua non l'ho mai provata. Oddio! Ma sembra Montgomery Burns! Eccellente! È stato bellissimo, non ti preoccupare, non dirò a nessuno di quello che ho visto. E non mi aiuti con il corpo? Sei complice in teoria, aiutami a portare sto corpo! No! No, no, non te ne laverai le mani così, no, no! Rossa Malpelo... Puttana! Club di musica! Greetings. Ecco, sì. Gestito da... questo fantasma che sembra essere uscito da The Grudge. Sì, sì, voglio entrare nel club. Mi serve la custodia che c'è lì. Yeah! Sono entrato nel club. Allegria, portami via. Ok, però non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è... Ok, metti dentro. Oddio! Oh... Dio. Ma poi il torso rigido. Va bene. Non fate caso a me. Sono soltanto una musicista principiante che gli hanno tirato addosso dei pomodori e questa è salsa di pomodoro. Notare poi i capelli della tizia che spuntano fuori dalla custodia. Oi, bulli! Nuova aggiunta a questa demo di Yandere Simulator. Ma d'altronde, che posto sarebbe la scuola senza i bulli? Un posto migliore! Would you cry if I broke it? Ah, stanno dicendo che ho... La cosa qua, la chitarra, lo strumento che è costoso. E si stanno chiedendo se piango, se lo si rompe. Beh,
si può buttare qua, no? Che devo fare? Devo lasciarlo giù, aprirlo? Che devo fare? Il coltello posso buttarlo, ma questo non posso aprirlo e buttare quello che c'è dentro? Va bene, fa niente. Ero qua perché... sì, certo, ero qua perché mi piace suonare vicino ai bidoni della spazzatura. Esatto. E in quel momento Bigos capì che l'unica cosa che poteva fare era resettare il gioco. No, vabbè ragazzi, Asuka... I capelli di Asuka sono il massimo, veramente. Rei? Rei Ayanami? First Children? Puoi seguirmi un momento, First Children? No, 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 vieni, vieni, Rei. Allora, Rei, ho sentito che tu sei innamorata di Shinji. La 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 ta ta ta. Ecco, e adesso lo lascio qua, non lo indosso manco se mi pagano quel robo lì. Posso lasciare il tuo club? Sì, tanto dovevo soltanto utilizzare la custodia. Sì, sì, tanto non è che sappia suonare qualcosa, Cosa? No, no, non è successo niente, Midori-chan, o come ti chiami. È semplicemente che, beh, sai com'è... quella cosa che succede alle ragazze una volta al mese e poi si hanno dei problemi di perdite. Beh, ecco, quando succede a me, succede in maniera talmente violenta che va a finire anche sui vestiti, sui capelli e vi dicendo. Ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. Vai che non ci sono i bulli. Oh sì! Sì, posso buttarlo. Ma l'altra volta non me lo faceva fare, però. Non me lo faceva fare. Beh, adesso devo soltanto ripulire Asuka. Devo soltanto cambiarmi. E... Oh no, dovevo aspettare di cambiare abito prima di attivare l'inceneritore. Merda! Dai, dai, avanti veloce il tempo. Ok, ha finito. Denudiamoci. Ma sai cosa sembra così? Sembra la tecnica seducente di Naruto. Dai, su, mi metto in costume da bagno. Tanto chi se ne frega. Non è che nessuno dice più di tanto. Ah, che faticaccia uccidere per il senpai. Eppure io lo amo così tanto, ma lui non mi nota mai, non nota mai... Il mio sguardo non nota mai le mie movenze, non nota mai quello che faccio per lui, non nota mai il mio fisico perfetto. Un buon killer deve sempre indossare dei guanti per non farsi beccare, perché possono trovare le impronte digitali. Ora, quale maschera tra queste posso indossare e poi dare il via alla mia furia omicida? Quella del demone mi sembra troppo ovvia. Ecco, questa può andare. Questa è abbastanza inquietante. Whenever you see a horse go by, you know you'll be the next to die. They wrap you up in bloody sheets and throw you down 10,000 feet. They put you in a big black box and cover you up with dirt and rocks. All goes well for about a week until your coffin begins to leak. The worms crawl in, the worms crawl out, the worms lay pinnacles down. They eat your eyes, they eat your nose, they eat the jelly between your toes. Molto bene ragazzi, oggi interroghiamo... Tu che ti sei buggato su quel banco? Scusate? Complimenti, rimarrai lì fermo tutta la vita. Senpai! Senpai, notami! Senpai! Oh, mi ha notato!
Senpai, come cosa c'è che non va in me? Sono nuda davanti a te! He's acting strange. E forse mi sto comportando in maniera strana perché ti amo, magari? E sono qui nuda, dietro di te, senpai. La mia tecnica seducente non ha nessun effetto su di te, senpai. Strano. Dovrebbero piacerti le ragazze, senpai, o forse no. O forse non è così, senpai. Forse non le piaccio io! È per quello che non dice niente, anche se sono davanti a lui, nuda! Non le piaccio! È per quello che non mi nota! Va bene così, senpai! E tu, cucona, brutta puttana, ho ammazzato Rei Ayanami, adesso tocca a te! Adesso tocca a te, brutta puttana, ti sgozzo come una gallina! Che succede qua dietro? Well, it's nothing. If you don't want to talk about it, that's fine. But remember, I'm your friend, and I'd never judge you for anything. I guess there's one thing I want to talk about. Sentiamo, cocona! Ever since my mom died, my dad's been drinking a lot. Sometimes, when he's drunk, he comes into my room and... forget I said anything. Cosa fa suo padre? What does your dad do? Look, I said I don't want to talk about it. Just leave me alone, okay? Suo padre abusa di lei. Beh, normalmente... Guarda, sinceramente mi sta simpatica, cocona. Però, parlando nei panni di Yandere, mi sta sul cazzo in una maniera incredibile. Cocona? Cocona co-cazzo che ti prende il mio senpai. Voglio parlare con te a proposito di... abuso domestico. Sì, cocona, stai per fare una fine orribile. Per favore, incontrami... Alla fontana. Alle... 5. Maybe I should meet them. Sì. Certo che dovrai incontrarci, certo. Certo. Eccolo! Eccola! È arrivata. In ritardo di 3 minuti. Strano, cocona. Beh, non dovrai più preoccuparti di nulla adesso. Hey, mai più. Eccellente! Quando farò il terzo episodio cercherò di vedere insieme a voi le parti più inquietanti di Yandere Simulator, come il fatto che ci sia un fantasma nel terzo piano nel bagno della scuola, oppure il club dell'occulto che, seguendo degli strani passaggi, si può diventare un demone e convincere più facilmente il nostro senpai ad amarci. Comunque, vicini di casa, se avete dei consigli su chi uccidere e come ucciderlo, scrivetemi nei commenti e fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Seguitemi su Facebook, Twitter e Instagram e iscrivetevi al canale per altre serie horror e per altro cazzeggio / cose creepy e strane con Yandere Simulator, un po' come quando giocavo a The Forest, che si cazzeggiava un po'. Comunque ragazzi, grazie per essere stati con me anche questa volta. Stay big!